L'accettiamo perché il campo ha determinato la Turris vittoriosa, quindi andiamo avanti, siamo ancora alla settima giornata. C'è il dispiacere perché secondo me è una gara condizionata dagli episodi, il gol subito dopo 10 secondi, il rigore non visto, l'espulsione, tutte situazioni che ci hanno danneggiato. Però io ho visto una buona squadra, una squadra che ha lottato, che ha messo in difficoltà una grandissima squadra, quindi ripeto, sono contento, è normale che c'è il dispiacere del risultato, che è la cosa più importante in questo campionato. Lavoreremo per migliorarci sicuramente. Senza quel gol a freddo dopo 20 secondi, che partita sarebbe stata? Non lo so, noi avremmo fatto una partita solita giocando a pallone, cosa che ci sta riuscendo abbastanza bene. Veniamo da un campionato scorso dove avevamo una certa identità e stiamo cercando di riprendere quel cammino. Però è normale che il gol a freddo ci ha un po' condizionati sia mentalmente che fisicamente. Lei ha parlato degli episodi che hanno sfavorito la Sarnese. Si sente più sfavorito o che l'arbitro abbia aiutato più la Turris? No, non è una questione di aiutare assolutissimamente. Sono gli episodi che fanno il calcio. Può darsi che anche domenica scorsa c'è stato un episodio, secondo me, nettissimo. E anche lì l'arbitro non ci ha aiutato e oggi è la stessa cosa, ma credo che sia umano sbagliare. L'importante è che ognuno di noi si assuma le proprie responsabilità. Avete peccato un po' di concentrazione, forse inizialmente quel cross che poi praticamente ha aperto la partita, vi ha tagliato le gambe, siete entrati un po' scarsi. No, non penso proprio, la squadra era carica al punto giusto. Quello è un infortunio purtroppo, non può essere additato a scarso impegno mentale. È solo un episodio negativo, purtroppo nel calcio ci sta, lo prendiamo così e andiamo avanti. È stata una partita di sofferenza e di grande cura della Turris. Io devo fare un grande applauso a questi ragazzi, soprattutto per il grande cura. Però penso che Torre del Greco ha bisogno di una Turris in questo senso, che ha un grande cura. Ed è importante stare vicino a questa società, perché è una società importante, e stare vicino soprattutto a Mocche Sedano, perché Mocche Sedano ha programmi ambiziosi, però con grande umiltà. Partita difficile che però si è messa subito in discesa con il gol di Falco. È stata una grossa mano. Ma sì, è stata una grossa mano, però la partita fino al 100° minuto è stato sempre su chi va là. L'unico errore che abbiamo commesso nella fase difensiva, abbiamo preso gol e abbiamo sofferto fino alla fine. Avevamo pure avuto l'occasione per chiuderla 3-1, ma siamo stati un po' ingenui a non chiudere la partita, però penso che la Turris ha meritato perché l'ha voluta col cuore questa vittoria ed è importante così. Biagini fuori per infortunio, Gasparini fuori per infortunio, Arcamone non era al top. No, Biagini erano grandi, purtroppo Biagini paga soprattutto che è arrivato da 15 giorni e non sta ancora in condizione. Gasperini ha avuto una botta come l'ha avuta Mocche Sedano, Falco ha avuto una piccola contrattura, però spero di recuperare qualcuno. Però al di là di chi gioca abbiamo dimostrato di avere tutti un grande cuore. Oggi Visciano lo ha dimostrato, lo stesso Speranza e lo stesso De Rosa quando sono entrati. Quando sono entrati hanno dato sempre qualcosa di importante. Quindi è il gruppo che va avanti.